Una bella mostra, particolarmente interessante per chi celebra gli artisti del nostro territorio. Una mostra 900 curata dal professor Rodolfo Battistini e con la collaborazione di Claudio Giardini. È una sintesi, è una selezione di tante opere d'arte del collezionista Elio Giuliani, che personalmente ringrazio a nome di tutta la Fondazione per averci messo a disposizione queste bellissime opere d'arte e che, appunto, dicevo, celebrano gli artisti del nostro territorio, celebrano gli artisti di tutta la provincia di Pesaro, che vanno nel periodo dalla fine dell'Ottocento a tutto il 1900. È un'occasione particolarmente interessante anche perché è uno dei motivi per i quali la Fondazione ha deciso di realizzare questa mostra, di organizzare questa mostra, e anche come omaggio al nostro territorio e a Pesaro 2024. Il prossimo anno sarà Pesaro Città della Cultura, ma non soltanto protagonista la città di Pesaro, ma tutto il territorio provinciale, e quindi anche noi abbiamo voluto iniziare con questo contributo, questa mostra che rimarrà aperta, verrà inaugurata sabato 2 dicembre e rimarrà aperta fino al 10 di marzo del 2024. Professor Battistini, la collezione di Elio Giuliani è una rara occasione per poter avere una selezione degli autori più prestigiosi del nostro territorio del secolo scorso. È una rara occasione perché nelle raccolte pubbliche purtroppo le sezioni dedicate appunto al Novecento in questo momento non sono visibili. Quindi abbiamo pensato, grazie alla generosità del collezionista Elio Giuliani, di proporre al pubblico di Fano, di Pesaro, comunque di tutto il territorio della provincia, una selezione tratta dalla sua collezione di oltre 600 dipinti, tutti inerenti al territorio della provincia di Pesaro Urbino, con particolare attenzione verso naturalmente Pesaro, essendo una collezione pesarese, e Fano. Fano, che è presente con capolavori dei più grandi artisti fanesi appunto del Novecento, non tutti. Questa mostra offre in ogni modo la possibilità di avere un'idea molto precisa e direi anche esaustiva di quella che è stata la grande fioritura delle arti visive nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. E questa mostra veramente permette di farsi un'idea della qualità e anche, diciamo, quantità delle presenze che hanno animato il dibattito storico-artistico nel corso del Novecento nel nostro territorio.